Si è insediato con una cerimonia ufficiale dinanzi alle più alte cariche civili e militari il nuovo procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Salvatore De Luca, 55 anni, è stato procuratore aggiunto a Palermo e non è alla prima esperienza da procuratore capo, lo è stato a Barcellona, Pozzo di Gotto. Prima sostituto a Palermo, si è sempre occupato di mafia. Sotto il suo coordinamento nel 2018 è stata azzerata la nuova cupola. Nel giro di 6 mesi sono stati individuati e arrestati i componenti della nuova commissione provinciale, il futuro capo. Insomma, è stata azzerata la struttura di vertice della mafia palermitana. Procuratore, lei ha detto che a Caltanissetta è stata una scelta, cioè quella di Caltanissetta è stata una sua scelta. Perché? Con che animo arriva? Con grande entusiasmo, perché, ripeto, io credo in questo ufficio che peraltro ho conosciuto molti anni or sono. Ritengo che possa fare un lavoro eccezionale proprio perché è caratterizzato da giovani pieni di buona volontà ed entusiasmo e voglia di fare. Quindi è una mia scelta che anche oggi confermo, essere stata quella giusta. Nel 2018, sotto il suo coordinamento, ha azzerato la nuova cupola della mafia. Qui invece a Caltanissetta si lavora sulla mafia dei colletti bianchi, è un impegno gravoso anche questo. Si tratta di un impegno non gravoso, gravosissimo. L'attenzione per la criminalità mafiosa cosiddetta territoriale o militare non deve mai essere superiore a un'attenzione altrettanto efficace nei confronti della criminalità dei cosiddetti colletti bianchi.